molto spesso le istituzioni non hanno rispetto per i tifosi. Noi abbiamo avuto una classe arbitrale che per tanti anni, e poi è successo quello che è successo col Calciopoli, ha fatto quello che ha fatto. È chiaro il ragionamento? Per avere il VAR, dove oggi ci sono quelli che sono ancora a sfavore e molti fortunatamente sono a favore, ci siamo dovuti battere come dei pazzi e l'Italia è stata la prima ad utilizzarlo male, perché comunque la casta va rispettata, per cui non si dà all'allenatore almeno una possibilità di dire scusa, mi chiami il VAR? Ma anche il sistema di gioco secondo me condiziona la spettacolarità e l'eventuale risultato del gioco stesso. Allora, tutti questi condizionamenti che io trovo brutalmente limitanti, cosa fanno? Fanno sì che o imbrogli e allora vinci per un certo numero di anni, o competi e allora puoi anche perdere.